dopo 12 anni torna Vacanze Romane. Allora, una protagonista è confermata, abbiamo una novità. Allora, Serena Audieri e Paolo Conticini. Giovane attore emergente. Allora, raccontaci un po', visto che già sei emozionata, eri come vissuta? Sì, come se fosse la prima volta, forse di più, perché con un'altra consapevolezza, con un'altra maturità, le cose si affrontano in modo diverso. 12 anni fa ero terrorizzata, invece adesso sono proprio emozionata. Dal cuore. Sì, è un'altra rimessa in scena di questo spettacolo, ma con una forza di questo testo incredibile, le musiche di Armando Trovajoli senza tempo. E poi ovviamente con un cast incredibile, con Paolo, Laura Di Mauro, Fioretta Mari, quest'anno c'è nel cast e veramente questo è un grande regalo anche aprire lo spettacolo con lei. E Fabrizio Giannini nel ruolo di Otello. Insomma, Bill Goodson che fa le coreografie, questi balletti, è riuscito a mescolare secondo me Broadway con Roma e quindi si sente il sapore di Gene Kelly, Fred Astaire, insomma ci sono dei momenti così delicati, così belli. Quindi l'emozione sarà grande chiaramente. Dirlo. Per non parlare di Paolo, che è la prima volta invece che affronta questo musical da favola. Sì, a me è una favola nella favola, perché lo vidi con Serena 12 anni fa e c'era Ghini che interpretava Gianni. E io dalle poltrone vedevo questo attore che ho sempre stimato, poi è diventato anche amico mio e sognavo di prendere il posto suo. E poi il sonno suo, poi insomma in un modo o nell'altro. Questo sogno si sta avverando perché il 21 ci sarò io insieme a Serena, che oltre a essere una compagna di lavoro eccezionale è anche un'amica fantastica, insieme a suo marito Enrico. Il lavoro è stato fatto bello, un bel lavoro, poi c'è una grossa emozione. Guarda, ci sono tutti i presupposti per andare in scena e regalare un bellissimo spettacolo. Che l'entusiasmo c'è e la bravura di loro, io parlo di loro, c'è. Vabbè, questo poi lo diranno. No, tanto lo vedranno, è inutile premettere cose, poi vedrete al Sistina, lo vedrete, è straordinario. Ha detto lei. Mi assumo la responsabilità pienamente. E noi ci crediamo. Allora diamo l'appuntamento ai nostri telespettatori di Visum TV dal 21 ottobre. Dal 21 ottobre per 3 settimane a Roma, poi andremo a Napoli, a Palermo, a Bari, ad Assisi e poi il prossimo anno a Milano e poi credo che percorreremo tutto il nord. E noi verremo a vedere almeno al Sistina. Bene. E ad applaudirvi. Vi aspettiamo, mi raccomando, venite a vivere queste 2 ore di romanità, di favola, sì, di canzoni incredibili, senza tempo. Serena Audieri, Paolo Conticini, Giancarlo Leone, Visum TV.